la situazione più immediata è quella che si può sbloccare, diciamo, in tempo più rapido, e quella rispetto all'alta velocità. E ci dovrebbe essere un CDA nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E si tratta di un impegno che il precedente vertice di Trenitalia aveva preso, quindi 15 treni per alta velocità, che peraltro devono sostituire delle macchine che sono vecchie, insomma, che non erano nate per alta velocità e che sono state riconvertite per questa funzione. Quindi la pressione e l'appello che facciamo alla politica è perché sblocchi questa partita, perché è un qualcosa che ci può dare 2 anni di visibilità di carichi di lavoro e quindi poter ragionare in maniera, diciamo, un po' più tranquilla rispetto alle prospettive produttive ed occupazionali del sito. Rispetto ai TACI, quindi alla collaborazione sul trasporto regionale, siamo ancora fermi per colpa di tutti: Bombardier, i TACI e Trenitalia alla lettera di intenti che è stata ormai firmata quasi 2 anni fa. Noi pensiamo che tutte le opportunità che possono portare carico di lavoro a Vado devono essere esplorate, e quindi riteniamo che ci debba essere sia l'alta velocità che i treni regionali. Infine, la situazione del gruppo, questa sono mesi, sono anni, anzi è dal 2012 che noi diciamo che è una situazione allarmante e di gravissima difficoltà. Questo annuncio, peraltro senza che sia stato preventivamente comunicato alle organizzazioni sindacali, anche a livello europeo, a livello globale, di 5.000 ulteriori esuberi, di cui 1.300 nel transportation, quindi che possono toccare anche Vado, è una cosa ovviamente di una gravità inaudita. È il quarto annuncio di esuberi, di tagli negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, quindi siamo di fronte evidentemente ad un gruppo che quasi da nessuna parte riesce a garantire la continuità produttiva ed occupazionale. Non c'è nessuna conferma del fatto che questi esuberi verranno gestiti con prepensionamenti, mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato, che comunque per noi significherebbe in ogni caso perdita di posti di lavoro, ma che non ci toccherebbe dal momento che a Vado tempi determinati non ce ne sono, visto che fino a ieri quasi tutti i lavoratori in produzione erano in cassa, e non ci sono garanzie sul fatto che comunque non verranno chiusi siti produttivi. E noi sappiamo benissimo che per quanto riguarda transportation, in Europa Vado è nel mirino insieme ad altri 2-3 siti produttivi, per cui questa è una cosa che ci allarma ancora di più. Però ci tengo a dire una cosa: noi non vogliamo finire schiacciati tra gruppo che ha determinate logiche industriali, per così dire, che non condividiamo minimamente, e politica che dice abbiamo bisogno di segnali, viceversa non possiamo fare. Noi ci battiamo perché la fabbrica resti aperta, indipendentemente da quale sia il gruppo che ne è titolare. Ne sono cambiate tante di sigle, di nomi, ne abbiamo cambiati tanti, e i lavoratori sono sempre qui. Questo è quello che noi facciamo e quello che noi intendiamo fare. Tutti devono dare risposte, gruppo e politica. Se uno non fa la sua parte, l'altro responsabilmente deve fare l'altra, perché in mezzo ci siamo noi.